Ciao, io sono Veronica e ti do il benvenuto su questo canale. Noi siamo quello che facciamo ripetutamente, perciò l'eccellenza non è un'azione ma un'abitudine. La maggior parte delle nostre vite corriamo con il pilota automatico. Infatti, più del 90% dei comportamenti che hai non sono coscienti, lo fai perché hai quel comportamento automatizzato. Sono diventati un'abitudine che si esegue senza pensare e senza rendersene conto. Ecco perché la nostra mente, che vuole sempre il meglio per noi, ci risparmia tutto il lavoro e trasforma tutte le attività che ripetiamo ogni giorno in processi automatici. Lo fai quasi senza pensarci, ottimizzando così la tua energia. E senza rendersene conto, questi comportamenti automatizzati sono le abitudini che finiscono per definire la vita che abbiamo. E in molte occasioni sono proprio alcune abitudini che ci stanno allontanando dagli scopi che vogliamo. Abitudini che ci danneggiano, che ci tolgono l'energia invece di aumentarla. Pertanto è importante adottare consapevolmente le abitudini che ci aiutano nel nostro percorso. Ed è per questo che oggi vedremo tre suggerimenti che ti aiuteranno ad adottare abitudini positive, abitudini che ti favoriscano per ottenere ciò che vuoi e che puoi implementare oggi stesso. 1. Apportare modifiche una alla volta. La cosa più importante è iniziare passo dopo passo, senza cercare di coprire più di quanto sei in grado di fare. Perché in realtà si dice che si è solo a una o due abitudini da ottenere ciò che si vuole. Che si tratti di perdere peso, trovare un partner, ottenere più reddito o migliorare la tua salute. Non devi fare grandi cambiamenti per ottenerlo. Se sei in grado di cambiare solo una o due abitudini che hai ora, riuscirai ad ottenere quello che vuoi. Ecco perché è importante chiedersi quale sia l'obiettivo più importante per te in questo momento, tra tutti quelli che ti vengono in mente. Seleziona quello principale. E una volta stabilito quell'obiettivo, passiamo al suggerimento numero 2. 2. Rivedi le tue abitudini attuali. Prima però di iniziare ad adottare qualsiasi nuova abitudine, è importante rivedere le abitudini con cui si vive in questo momento. Mi riferisco a quei comportamenti che si eseguono automaticamente e che ti stanno allontanando dal raggiungimento dello scopo che hai segnato nel punto precedente. E scrivi in un quaderno quali sono questi comportamenti automatici e come influenzeranno te, la tua vita e il tuo stato emotivo se continui a mantenere questi comportamenti. Questo esercizio ti sarà molto utile per diventare consapevole di quali sono queste abitudini che ti allontanano e ti danneggiano quando si tratta di raggiungere il tuo scopo. Perciò scegli l'abitudine che ti allontana di più al tuo successo e infine vai al suggerimento numero 3. 3. Cercare un'abitudine alternativa. Rifletti per un momento. Quale nuova abitudine ti farà raggiungere a lungo termine una destinazione diversa da quella che stai raggiungendo? È molto importante tenere in mente il lungo termine perché è qui che si trova il potere e la forza delle abitudini. Ad esempio, immagina che il tuo scopo sia perdere peso. E hai rilevato che l'abitudine che più ti allontana dal tuo scopo è mangiare velocemente. Sicuramente avrà più impatto sulla tua vita adottare l'abitudine di mangiare più lentamente, piuttosto che cercare di seguire una dieta per 3 mesi.
Probabilmente riuscirai a perdere più peso a breve termine con la dieta, ma è anche molto probabile che dopo aver fatto quella dieta, le tue vecchie abitudini ti porteranno a recuperare il peso che avevi perso. Tuttavia, se dedichi il tuo sforzo e le tue energie ad adottare l'abitudine di mangiare più lentamente, sicuramente perderai quel peso a medio termine, ma la cosa più importante è che a lungo termine sicuramente non lo recupererai. Ti ricordo che sei solo a una o due abitudini per ottenere quello che vuoi. E se ogni anno riesci a creare due nuove abitudini, la tua vita cambierà esponenzialmente. Infine, ti ricordo che tutti questi suggerimenti che ti porto con i video richiedono della tua pratica e del tuo impegno per realizzarli. Bene, questo è tutto per il video d'oggi, spero che ti sia piaciuto. Ti mando un abbraccio dal profondo del mio cuore. A presto, ciao!